Ciao a tutti, si sta avvicinando Halloween e ho pensato di fare un bel tutorial su due decorazioni che potremmo mettere nella nostra cameretta o addirittura sui vetri. Eccole qua, una e due. Ho usato la manina del mio bambino di 7 anni. Voi potete usare qualunque manina che abbiate a disposizione, sostanzialmente, ma l'idea è molto carina. Adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, per cominciare ci serviranno due cartoncini, uno di colore verde e uno di colore rosa, una matita e un paio di forbici. Dopodiché ci serviranno due manine piccine. Posizioniamo la manina sul foglio. A questo punto, con la matita, iniziamo a prendere la sagoma della manina. A questo punto chiudiamo noi la parte finale della manina. Facciamo la stessa cosa col cartoncino verde. Ripassiamo con un pennarello nero la sagoma della prima manina. Procediamo allo stesso modo con l'altra manina. Non ci resta che ritagliare le nostre due sagome. Ecco qui le sagome delle nostre manine. Non importa se non siete stati particolarmente precisi, intanto adesso le andremo a decorare. La manina nera la voglio trasformare in un simpatico Frankenstein. Allora, intanto iniziamo con un bel pennarello nero a fare la sagoma dei capelli. La parte sopra la andremo a colorare interamente di nero. Ecco qui, ho finito di colorare i capelli del nostro Frankenstein. Adesso non ci resta altro che disegnargli due begli occhietti, una bella sopraccigliona molto spaventosa e una bocca sempre sorridente. Ricordatevi che se volete renderlo ancora un po' più spaventoso, possiamo disegnarci ancora tante, tante, tante cicatrici. Per fare invece il nostro Dracula abbiamo bisogno anche di un cartoncino rosso. Nel caso non lo aveste, non preoccupatevi, potete sempre colorarne uno bianco. Prendiamo un cartoncino rosso e ci mettiamo sopra la nostra manina. Dopodiché prendiamo le misure, perché il nostro Draculino avrà anche un mantellino. Con una righetta più o meno all'altezza del pollice, tiriamo una riga. A questo punto, nella parte centrale bassa della nostra manina, prendiamo un punto e andiamo ad unire le nostre due linee, creando sostanzialmente un grosso triangolo. Adesso non ci resta che tagliarlo. Tagliamo
tagliato il nostro mantello avrà questa forma. Lo posizioneremo più o meno così sulla nostra manina, ma poi prenderemo meglio le misure una volta che avremo fatto la faccina al nostro Dracula. Secondo me però è più bello se gli andiamo a fare i bordini neri. Quindi prendiamo un pennarello e iniziamo a tirare tutti i bordini. Non preoccupatevi di essere troppo precisi, verrà comunque bellissimo. Il nostro mantellino rosso finito coi bordini neri verrà così. A questo punto iniziamo a fare i capelli di Dracula. Il pollice andiamo semplicemente a chiuderlo così e poi sopra lo cureremo di nero. Iniziamo a fare l'attaccatura di Dracula, che se vi ricordate bene ha una simpatica attaccatura centrale e noi andremo a fare così, quindi semplicissimo, no? Benissimo, abbiamo finito di colorare i capelli del nostro Dracula. Adesso non ci resta altro che fargli gli occhietti, ma soprattutto ricordiamoci i due simpatici dentini. A me piace sempre dargli una faccia simpatica, quindi gli faccio un bel sorriso da cui spunteranno i suoi famosi dentini. Adesso gli andiamo a mettere il mantello, lo mettiamo più o meno così, che ovviamente il tutto lo andremo a fermare con la colla. Adesso prendiamo un po' di colla, va benissimo quella per la carta, e andiamo ad attaccare la manina al mantello. Ne basterà pochissima perché in realtà sono due materiali estremamente leggeri. Ora, se vogliamo renderlo ancora più carino, possiamo andare a riprendere il mantello tirando la righetta nera anche sopra la faccina, in modo che sembri proprio vestito. Ecco fatto. Ora, se è venuto più preciso, meglio. Se è successo come me, che è uscito un pezzettino del suo faccino, non fate altro che ritagliarlo. Ecco fatto, lo faccio anche dall'altra parte. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente potete realizzare tutti i mostriciattoli che vi vengono in mente usando tutte le forme delle manine che volete. Io per esempio ho deciso di attaccare sulla porta, potete attaccare sul vetro o addirittura vi fate aiutare da un adulto, fate un buchetto e attaccate uno sfago e a quel punto li potete fare penzolare per tutta la vostra cameretta o addirittura per tutta la casa. Ovviamente non dimenticatevi di fare un salto nella mia pagina per andare a vedere tante altre idee per Halloween che presto metterò. Ciao a tutti!